Il secondo ciclo di videocorsi, oggi è il penultimo appuntamento nel quale parleremo di come valutare la robustezza e la validità di un sistema automatico e quindi un trading system e come costruire un trading system solido e quindi che abbia dei coefficienti di profittabilità e di e soprattutto di rischio che siano effettivamente validi e quindi che siano sistemi che non hanno solo appeal sulla carta, ma siano effettivamente dei sistemi che possono produrre effettivamente profitti. Ok, cercherò di risolvere il problema sul volume. Ecco qua, penso che adesso si dovrebbe sentire bene. Perfetto, se mi date una conferma in chat, vi sono grato. Perfetto, si dovrebbe sentire perfettamente adesso. Ok, dunque, le raccomandazioni sono le solite, quindi quelle di utilizzare la chat per dialogare con me e quindi per porre domande durante questo video live. Qualora le risposte non fossero state esaustive per motivi di tempo non riesca a rispondere, potete tranquillamente scrivermi un'email a p.dilorenzo@ssd.it. Qualora aveste bisogno di queste slide, le potete richiedere scrivendo sempre una mail a info@ssdtrader.it e lo stesso discorso di utilizzare la mail vale anche per chi ascolta questo videocorso in replay. Facendo un breve riepilogo di quanto ci siamo detti nelle ultime settimane, possiamo sostanzialmente riassumere analizzando quello che abbiamo visto nelle scorse settimane. Abbiamo innanzitutto visto quali sono i rischi e le opportunità di utilizzare i futures. Abbiamo visto che, a differenza di quanto si dice spesso in maniera semplificativa, sono strumenti non solo adatti ai professionisti che seguono il mercato giorno per giorno, ma possono essere tranquillamente tradati anche da coloro i quali svolgono attività di trader in maniera part-time, hanno capitali ridotti e soprattutto non vogliono sostenere un rischio elevatissimo. Com'è possibile sterilizzare il rischio dei futures? Noi lo facciamo utilizzando un approccio multisystem, multimarket, quindi non investiamo utilizzando le indicazioni solo trading system, ma investiamo con un portafoglio di trading system e quindi diversifichiamo il rischio su decine di trading system piuttosto che avventurarci nella clonazione di un solo sistema automatico. Proprio oggi vedremo la differenza che c'è fra un portafoglio trading system e il singolo trading system e vedremo anche come grado di rischio e come profittabilità quanto sia più opportuno utilizzare un portafoglio piuttosto che affidarsi a un solo trading system. Abbiamo poi visto perché abbiamo scelto un approccio multi-day e quindi portare le operazioni in overnight, sebbene tanti sostengano che portare un future in overnight sia un rischio assolutamente sproporzionato rispetto a quello che può essere il beneficio. Noi invece riteniamo che il trading intraday sui future possa essere ben più rischioso per una serie di criticità che abbiamo osservato 2 martedì fa. Infine abbiamo visto martedì scorso quali sono le metodologie che noi applichiamo per costruire un trading system robusto. Oggi invece vediamo cosa voglia dire un trading system robusto e analizzeremo quelle che sono le principali voci di un system report. Per chi non l'avesse ancora fatto, è possibile consultare il backtest e quindi le strategie, i risultati che hanno prodotto le nostre strategie cliccando all'interno dell'area backtest e sarà possibile vedere le performance del passato che sono stati capaci di realizzare i nostri sistemi. In particolare ci sono due file, il primo è inerente al backtest effettuato sull'S&P MIB Mini Future, è questo qui. Il problema di questo backtest è che è stato effettuato a partire dal 22 marzo del 2004. Questo perché il Mini S&P MIB Future è uno strumento piuttosto giovane che ha sostanzialmente solo 4 anni di età.
E per questa ragione abbiamo anche fatto il backtest sul fibro rettificato, che invece chiaramente ha una storia più profonda, una storia più, diciamo, uno storico più profondo, e quindi a partire dal 28 novembre 94, e abbiamo analizzato, abbiamo testato le nostre strategie su entrambi gli strumenti. Perché, come vedremo fra breve, è fondamentale effettuare backtest all'interno di fasi di direzionalità e volatilità diverse. Una cosa che vi anticipo subito, diciamo, anticipando gli argomenti successivi, è che un sistema per avere i risultati del sistema, e quindi i backtest per avere una certa affidabilità, deve avere un periodo di tempo sufficientemente lungo. Ora, diciamo, nei diversi testi consigliano diverse metodologie, e la lunghezza della serie storica, diciamo, ci sono opinioni divergenti circa la lunghezza della serie storica necessaria per avere un backtest che abbia una certa affidabilità. Il mio punto di vista è che sostanzialmente, proprio ad occhio, bisogna verificare che i test vengono effettuati su un mercato che sia tanto rialzista quanto ribassista, su un mercato che sia tanto volatile quanto poco volatile. Insomma, bisogna testare strategie all'interno delle diverse condizioni di mercato. Come abbiamo visto anche l'altra volta, apro un grafico del mercato italiano per mostrarvi come non abbia un grande senso testare le strategie negli ultimi 4 anni. Vi mostro subito la ragione di questa mia affermazione, che è sostanzialmente dovuta al fatto che, come possiamo vedere, negli ultimi, mettiamo una compressione mensile, a partire dal 2004 abbiamo sostanzialmente assistito a un mercato decisamente rialzista. Come vedete, dal 2004 fine a aprile del 2007, sostanzialmente la fase di mercato è stata sostanzialmente rialzista. Quindi testare le strategie daily solo negli ultimi 4 anni, quindi solo con la mini S&P MIB Future, non ha grande senso, in quanto andiamo a testare strategie solo all'interno di un mercato rialzista. Le fasi, diciamo, ribassiste primarie non ci sono mai state, quindi è piuttosto falsato un backtest effettuato solo su un mercato con una direzione primaria. Quindi il backtest e la valutazione di un backtest è una cosa che sembra facile sulla carta, ma in realtà presenta delle criticità. Questo soprattutto quando c'è qualcuno che deve valutare che quei risultati che abbiamo sulla carta, come questi qua, quindi i profitti realizzati negli ultimi 4 anni, non siano frutto di una sovraottimizzazione di sistemi, e quindi questi risultati sono sostanzialmente artefatti, ma vengono effettivamente da sistemi robusti, e quindi che abbiano capacità di essere profittevoli con il medesimo grado di rischio anche negli anni a venire. La cosa, quindi, il vantaggio di utilizzare sistemi automatici, quindi trading system, uno dei vantaggi di utilizzare trading system è proprio quello di poter testare le strategie nel passato attraverso questi backtest, e quindi possiamo avere un fondamento statistico alle nostre strategie. Uno dei motivi che mi ha indotto a fare il trading su future è proprio questo qui. Come sappiamo, trading su future, proprio per sua definizione, è un trading che è soggetto a un grosso tasso di rischio, a un grosso tasso di stress legato al fatto che, essendo strumenti a leva, è possibile realizzare in un periodo ridotto di tempo grosse perdite, così come è possibile realizzare grossi profitti. Avendo un approccio rigoroso come quello di un sistema di trading, possiamo di fatto contenere questo tasso di stress attraverso utilizzi di sistemi che
oltre a fornire un vantaggio in termini probabilistici, mi consentono di gestire i rischi in maniera sistematica. Quindi saprò ex ante quale sarà il rischio massimo di portafoglio del sistema, e questo in termini di stress mi tiene evidentemente molto più sereno. Anche in fasi di mercato in cui i sistemi non performano bene, diciamo, ho l'elemento probabilistico dalla mia, e quindi so che alla lunga sostanzialmente questi sistemi hanno prodotto risultati più che soddisfacenti. Dunque, per analizzare e quindi per arrivare a quello che è il sistema report e quindi diciamo, le statistiche di profittabilità di un sistema, è necessario utilizzare alcune accortezze. La prima, ve l'anticipavo, è quella di disporre di una banca dati sufficientemente estesa in modo che affrontiamo e testiamo le strategie in diverse condizioni di mercato. Un'altra condizione imprescindibile è evidentemente quella di utilizzare banche dati prive di errori. Questo qua sembrerà un'ovvietà, quella che dico, che di banche dati prive di errori, ma vi posso garantire che noi per esempio abbiamo testato i nostri sistemi su diverse basi dati e i risultati fra di loro non sono perfettamente uguali. Questo perché le basi dati, soprattutto meno sui sistemi daily, ma più sui sistemi intraday, le banche dati non sono del tutto omogenee fra di loro. Sembrava una cosa strana, ma su tantissime osservazioni i dati sono leggermente diversi. E quindi è necessario testare le strategie su diverse basi dati. Evidentemente, anche se i risultati non sono perfettamente uguali, è importante che i risultati non si discostino in maniera significativa da una base dati all'altra, e quindi è importante che il sistema mostri robustezza se testato su diverse basi dati. Un'altra cosa da considerare quando si fa un backtest è che sui derivati, i derivati sono strumenti a scadenza, sappiamo che ogni 3 mesi va fatto un rollover, e quindi bisogna ricordarsi di questa criticità tipica dei derivati. Sui backtest si utilizzano per fare i backtest sui derivati si utilizzano diversi diciamo, artifici al fine di non condizionare le performance dei backtest dal cambio di contratto e quindi dal rollover. È importante però sapere che quando si testano i derivati non sono strumenti che contratti non hanno scadenza, ma avendo contratti di durata di 3 mesi bisogna di volta in volta fare un rollover e quindi un cambio di contratto. Inoltre è importante ricordare, soprattutto quando si testano strategie intraday, che nel tempo sui diversi mercati gli orari di contrattazione possono essere cambiati. Questo è il tipico esempio del mini S&P MIB Future. Ricordiamo che fino a qualche anno fa gli orari di contrattazione erano diversi da quelli odierni, che sono dalle 9 alle 17:40, ma le contrattazioni partivano prima alle 9:30 e poi alle 9:10. Quindi anche questa è una criticità da ricordare. Quando si va indietro nel tempo bisogna ricordarsi che alcuni contratti hanno cambiato nel tempo gli orari di contrattazione. La cosa comunque che ci tengo a sottolineare è che nel tempo è necessario che la serie storica presenti diversi gradi di volatilità e di direzionalità, quindi bisogna mettere alla prova i sistemi sia quando il mercato sale, sia quando il mercato scende, sia quando si muove, fa tanta strada in poco tempo, sia quando rimane per settimane o mesi all'interno di uno stretto box e quindi i prezzi siano poco volatili. È importante poi verificare effettuare i backtest utilizzando diversi capitali. Abbiamo visto nello scorso video live quanto una strategia implementata sull'S&P MIB Future grande, il contratto grande, abbia dato risultati diversi rispetto a quella implementata su un contratto mini. Abbiamo visto quindi quanto sia importante effettuare i test sia con diversi capitali, e verificare qual è l'impatto delle commissioni, il costo delle commissioni all'interno della performance complessiva. Un'altra cosa che bisogna fare, e che vedremo fra qualche minuto, è bisogna cercare di escludere
dalle performance gli eventi imprevisti, tipo l'11 settembre. Visto che sono eventi patologici, bisogna cercare di capire quale sarebbe stata la performance del sistema senza questi eventi. Vedremo dopo che ci sono degli indicatori che ci aiutano a eliminare le performance, le operazioni più positive e più negative. E ci dà un buon quadro di stabilità del sistema e ci fa capire quanto il sistema sia legato a operazioni che sono andate particolarmente bene o particolarmente male. Un'altra cosa, e questo è, diciamo, l'errore tipico di coloro i quali si innamorano dei propri sistemi, è che pensano che il fatto che, ad esempio, il nostro sistema ISI abbia generato dal 94 circa 293.000 punti di profitto, solo questo basta a dire che queste sono sostanzialmente delle macchinette da soldi che sputano solo profitti e fanno solo profitti nel tempo. Certamente avere sistemi che hanno mostrato robustezza nel passato ci pone una condizione di comodo in termini di probabilità, cioè ci mettiamo certamente, sbilanciamo certamente la bilancia di probabilità dalla nostra parte, ma evidentemente le performance del passato non sono garanzia di performance del futuro. Quindi un backtest e quindi un sistema che abbia mostrato buone capacità di fare profitti nel passato non è necessariamente, evidentemente, se no buona parte delle persone che utilizzano il trading sistematico sarebbero già ricche da tempo, non è evidentemente garanzia di sistemi che possono fare profitti nel futuro. Quindi è importante non innamorarsi dei propri sistemi. Abbiamo detto che una volta che abbiamo implementato i nostri sistemi bisogna fare una valutazione sui backtest. Abbiamo visto che quanto sia, questo è il summary del backtest, e come vedete potete osservarlo da voi sul sito e scaricarlo. Il backtest è composto da una serie di fogli diversi, e quindi che necessitano, diciamo, uno studio piuttosto approfondito. E ad esempio nel tab trades vediamo tutti i trades, in particolare a partire dal primo e quindi dal lontano 95, vediamo uno per uno quali sono stati i risultati dei trades implementati. Evidentemente quindi dovremo andare a osservare i 575 trades effettuati e possiamo analizzarli uno per uno, così come possiamo aggregare le performance secondo anno, mesi, settimane o giorni e effettuare una serie di valutazioni che adesso, diciamo, andiamo sinteticamente a valutare andando a osservare le singole voci del backtest. La cosa importante è non fermarsi al dato di profittabilità. Ho visto tante persone che appena aprono un backtest, l'unica cosa che vanno a guardare è questa qua. Dicono: ok, net profit. Questo sistema ha prodotto 2.292 punti a partire dal 94, è un ottimo sistema, è un sistema che di per sé va bene. In realtà, come vedremo fra qualche minuto, la profittabilità è solo uno dei valori da analizzare. La cosa più importante è valutare non la quantità dei profitti, ma la qualità, ovvero qual è stato come si sono sviluppati questi profitti nel tempo e qual è stato il grado di rischio che abbiamo dovuto sopportare per portare a casa questi profitti. Quindi, adesso guarderemo in maniera molto rapida quelle che sono le principali voci di un backtest, ma visto che il discorso sarebbe, diciamo, particolarmente lungo, diciamo, ho deciso di evidenziare solo le voci più significative, poi starà a voi, tanto è un lavoro piuttosto semplice da fare, andare a analizzare le singole voci, le singole sottovoci del backtest. E vi ricordo che è possibile scaricare i nostri test direttamente dal sito cliccando qui all'interno dell'area backtest. Ci sono i test di tutti e tre i sistemi. La cosa che invece desidero fare con maggiore attenzione è mostrarvi come è possibile
avere una curva di profitti che non è altro che la performance aggregata i profitti aggregati del sistema, una curva dei profitti così costruita. Vedete, questa è una curva dei profitti che sale in maniera graduale, in maniera molto dolce, che non presenta particolari drawdown e quindi particolari escursioni avverse dei prezzi, e quindi questa è una curva dei profitti ideale. Meno ideale è una curva dei profitti come queste qua, che sono decisamente più tormentate e ci costringono a lunghe fasi di inattività come queste, o delle fasi di drawdown piuttosto significative come quest'ultima fase qui. La cosa che vorrei fare oggi con maggiore incisività è proprio mostrarvi perché sia preferibile una curva dei profitti così piuttosto che una curva dei profitti che, sebbene alla fine garantisca un risultato positivo, lo faccia attraverso un percorso ben più tormentato rispetto a questo qui. Andando rapidamente poi a analizzare le principali voci di un system report, abbiamo detto che la prima voce che inevitabilmente salta all'occhio dei più è la voce del profitto netto. Il profitto netto è la prima voce in alto a sinistra. Vediamo per il sistema Evolut, è stato un profitto particolarmente significativo, e questa voce va sostanzialmente, è una voce che viene formata dalla differenza fra la somma dei profitti, che in questo caso è 585.826 punti. Vedete qui sempre in dollari, perché il test issue in default evidenzia i dollari, ma insomma questo è analogo agli euro, essendo l'S&P MIB quotato in euro. Quindi la somma dei profitti, gross profit, e la somma delle perdite, gross loss, mi danno il net profit, in questo caso è 402.000 punti. Questa voce qui, open position, è il risultato parziale delle operazioni che sono ancora aperte sul mercato nel momento in cui effettuo il mio backtest. Quindi in questo caso vuol dire che sarò aperto sul mercato con una posizione, e quindi al momento del backtest, in questo caso ad esempio, la posizione è in perdita di 260 punti. Commission paid è la sommatoria delle commissioni pagate. Noi in default sui nostri sistemi abbiamo applicato delle commissioni di 5 euro a entrata e 5 euro ad uscita sul mini FIB, che sono poi sostanzialmente le commissioni diciamo anche forse un po' più alte rispetto a quelle applicate sostanzialmente dai principali operatori. L'interesse earned è l'interesse che noi percepiamo diciamo, è sostanzialmente l'interesse sulla liquidità di portafoglio. Quindi, quando noi abbiamo strumenti in portafoglio, quanto rende la liquidità? Nel nostro caso, consideriamo sempre che la liquidità renda zero, essendo, diciamo, il portafoglio piuttosto movimentato. Quindi le voci di profitto sono sostanzialmente queste qui, e sono voci che non hanno un grande valore se non vengono confrontate anche con le voci di rischio che si devono sopportare per raggiungere quel profitto, e in particolare degli indicatori interessanti per valutare la bontà del sistema sono le percentuali di profittabilità. Allora, i valori che subito devono saltare all'occhio sono la percentuale di profittabilità, che è il rapporto tra il totale delle operazioni vincenti e il totale delle operazioni perdenti moltiplicate per 100. Importante anche conoscere la media dei profitti che si realizzano nelle operazioni vincenti, e la media dei profitti che si realizzano nelle operazioni perdenti. Questo è un tasso che è un sono elementi che vedremo dopo, perché spesso i manuali dicono che il tasso di profittabilità medio di un sistema deve essere almeno 3 volte il tasso di perdita medio dello stesso sistema. Vediamo come, ad esempio, in questo caso la perdita media sia di 160 euro circa,
la vincita media sia di 160 euro circa e la perdita media sia di 253 euro circa. Secondo, diciamo, i principali testi sui trading system, questo sarebbe un sistema da scartare. Quello che io invece voglio dimostrarvi oggi è che, che questo sistema qua non è affatto un sistema da scartare se lavori insieme a altri sistemi che presentano caratteristiche diverse. Quindi tutte quelle, secondo me, sono, diciamo, delle esemplificazioni, dire che il profitto medio di un trading system deve essere almeno 2 volte o 3 volte più grande della perdita media, perché questo va valutato in maniera più generale e soprattutto se si opera con un portafoglio di trading system. Questo è un sistema che può assolutamente stare all'interno di un portafoglio. Certo, questo sistema tradato da solo non è un sistema che io traderei, perché possiamo, diciamo, anticipare gli argomenti di dopo dicendo che questo è un sistema che ha fatto 49 trade, di cui 40 positivi, quindi ha una percentuale di profittabilità molto alta, quindi nell'81,6% dei casi, quindi 8 volte su 10 questo sistema chiude le operazioni in profitto. Il problema di questo sistema è che quando le posizioni si chiudono, quando l'operazione si chiude in perdita, genera un profitto particolarmente rilevante. Quando invece si chiudono in guadagno, invece il profitto è più piccolo. Possiamo infatti vedere come il trade che ha prodotto una perdita più grande e soprattutto il trade, che mediamente i trade chiusi in perdita producono una perdita media quasi doppia rispetto a quella di un profitto medio. Ora, questo sistema preso in sé, ripeto, non è un sistema che dà un grande comfort operativo, perché sostanzialmente è vero che nell'80% dei casi chiudo le posizioni in profitto, ma quando le posizioni si chiudono in perdita ho delle esonanti batoste che mi danno che quindi mi producono una perdita piuttosto rilevante. Quindi questo sistema è un sistema che preso in sé non è un granché, ma se integrato insieme ad altri sistemi può dare risultati decisamente interessanti. Il fattore che poi, a mio modo di vedere, e credo a modo di vedere di quasi tutti coloro i quali fanno trading sistemati, il fattore più importante da valutare non è tanto la profittabilità, ma il profit factor, ovvero è il rapporto fra il profitto totale e la perdita totale. Questo è un fattore, è un elemento particolarmente importante da valutare, perché mi confronta la performance di diversi sistemi, in quanto indica il rischio associato a un determinato ammontare di profitto, quindi mi dice quanto ho dovuto rischiare per un'unità di profitto. Questo quindi è un elemento particolarmente interessante da valutare, che troviamo nella parte inferiore dei system report di PlayStation. Quindi questo, se secondo me uno dovrebbe valutare un solo elemento di un sistema, o meglio, il primo elemento da valutare è certamente il profit factor, insieme evidentemente al drawdown, che vedremo fra qualche minuto. Un altro elemento importante da valutare sono gli adjusted net profit e i selected net profit. Questi sono due indicatori che, come dicevo prima, cercano di eliminare le operazioni dette outlier, cioè quelle operazioni il cui esito, sia esso positivo o sia esso negativo, è sostanzialmente molto lontano rispetto all'esito medio delle operazioni che noi andiamo a porre in essere. Quindi sono operazioni che per un motivo imperscrutabile, che noi evidentemente non conosciamo, hanno prodotto dei risultati particolarmente positivi o particolarmente negativi. Attraverso questi due valori riusciamo a eliminare le performance più positive e più negative, in modo da avere un grado, diciamo, della perdita del guadagno fisiologico del sistema più veritiero. Un altro elemento da valutare con attenzione all'interno di un system report è il numero di operazioni. È importante quindi, diciamo, a parità di sistema, a parità di performance, è evidente che è da preferire un sistema che opera di meno. Sappiamo che ogni volta che entriamo sul mercato,
evidentemente ci accolliamo il rischio e dunque a parità di performance è evidente che è preferibile essere il meno possibile presenti all'interno del mercato. Quindi è importante valutare sia il numero di operazioni, sia evidentemente il numero di operazioni positive e negative e anche questo soprattutto a livello di capacità e di stress che è necessario sopportare per seguire un sistema, il numero di operazioni consecutive positive e il numero di operazioni consecutive negative. Questo perché è importante da analizzare. È evidente che un sistema che produce un grande numero di operazioni negative consecutive è un sistema che mette sotto grande tensione i nervi del trader che deve implementare evidentemente con denaro reale queste strategie. Chi ha fatto trading sistematico, ma anche fatto trading discrezionale, sa quanto sia stressante produrre una lunga striscia di operazioni chiuse in negativo. È evidente che si perde fiducia nel sistema, evidentemente si mettono in dubbio la capacità di generare nel futuro le performance da parte del sistema e quindi si hanno dubbi circa l'opportunità o meno di proseguire a fare trading seguendo le indicazioni di questo sistema. Questo che se ne dica è un dubbio tipico di ogni trader sistematico che produce trading system, diciamo il dubbio che non fa chiudere occhio la notte a coloro i quali siedono in trading system è il terribile dubbio che questi sistemi che hanno mostrato efficienza negli ultimi 10 anni improvvisamente non siano più in grado di produrre profitti in maniera significativa. Ripeto che è evidente che non ci si può innamorare delle performance di un sistema, ma diciamo probabilisticamente se un sistema ha mostrato di essere profittevole nel passato, soprattutto in ogni fase di mercato, è presumibile che queste performance positive continuino nel tempo. Ultimo indicatore che andiamo a osservare è il run-up e il drawdown. Questi evidentemente sono due fattori che all'interno della valutazione del sistema sono particolarmente importanti da valutare, e in particolare il drawdown, che sostanzialmente all'inglese si può tradurre in maniera un po' letteraria, vuol dire riportare giù economicamente. È probabilmente il parametro di rischiosità più importante per valutare la bontà di un sistema di trading. Il drawdown è sostanzialmente mi fotografa i profitti di un sistema, diciamo, mi fotografa la massima perdita che ha registrato da un massimo valore un determinato sistema. Cioè, mi dice, in altre parole, la quantità di denaro che io sono stato costretto a cedere al mercato. Viceversa, il run-up è esattamente l'opposto, cioè rappresenta l'escursione verso l'alto, ovvero il guadagno ipotetico massimo che avrei potuto realizzare, che un sistema avrebbe potuto realizzare. In particolare, quindi, analizzando il drawdown e il run-up, abbiamo diciamo una valutazione di quanto il sistema abbia avuto la capacità di quanta parte del movimento di mercato il sistema abbia avuto la capacità di cavalcare, quindi di quanta parte dei profitti il sistema sia riuscito a incassare e di quante perdite, cioè quanta parte dei profitti abbia dovuto cedere al mercato prima di chiudere la posizione. Nel caso di drawdown, un altro valore molto interessante è il drawdown medio, cioè mi dice mediamente qual è stata l'escursione a me avversa prima di aver chiuso in profitto un'operazione. Questi sono valori che si trovano all'interno del summary di TradeStation, ma di qualsiasi software analisi tecnica. Abbiamo poi ulteriori indicatori di rischio, che sono ad esempio il Rina Index e altri indicatori che lascio a voi, diciamo, scoprire all'interno del report di TradeStation. La cosa, diciamo,
su cui vorrei porre maggiore attenzione in questo video live è il fatto, e questo è un concetto che abbiamo già ripetuto nei precedenti video live, ma viste le domande che mi sono arrivate, ho deciso, diciamo, di porre particolare attenzione in questa occasione su quale fosse, quale fossero le potenzialità di un trading system. La domanda più frequente che mi è stata rivolta nei precedenti 5 video live dice: sì, tu adesso stai parlando di trading system, ma io ho provato vari trading system, ho visto che sulla carta tutti danno buoni risultati, poi magari per sfortuna oppure proprio quando ho iniziato io su questi sistemi hanno iniziato a incasinarsi, a dare risultati non particolarmente interessanti e addirittura opposti a quelli positivi che avevano mostrato gli anni precedenti. Io, diciamo, venendo dal trading discrezionale, in qualche modo sono d'accordo con queste osservazioni. Ritengo che operare seguendo un solo trading system non sia una cosa saggia e non è una cosa che io assolutamente farei. Il motivo ve lo illustro, diciamo, in maniera molto semplice. Secondo me un trading system efficiente deve sostanzialmente avere la capacità di trarre profitti in ogni fase di mercato. Sappiamo che, come dire, in maniera esemplificativa possiamo, elencare, possiamo come dire, limitare le fasi di mercato a quattro condizioni tipiche. Le condizioni sono un mercato molto direzionale e volatile, un mercato direzionale che è poco volatile e quindi sale senza evidenti scrolloni di prezzo, accelerazioni repentine. Possiamo invece affrontare anche un mercato in cui la volatilità sia particolarmente alta e la direzionalità invece bassa, un tipo di mercato che si muove in laterale con escursioni di prezzo particolarmente nervose, che fotografa evidentemente una fase di equilibrio fra acquirenti e venditori, che però non è una fase di equilibrio e quindi di stanca, così come essere quella di bassa volatilità e bassa direzionalità, ma una fase in cui acquirenti e venditori si scontrano in maniera molto violenta, evidenziando escursioni di prezzo molto significative. Il problema dei trading system è che se ne dica, non esiste un trading system in grado di fare profitti all'interno di tutte queste quattro fasi di mercato. Quello che il mio punto di vista è che ci sono diciamo, categorie di trading system che riescono a fare ottime performance, ad esempio, in una di queste quattro fasi. Ma non esiste un trading system che abbia la capacità di fare profitti sia quando la direzionalità è alta e bassa, sia quando la volatilità sia alta o bassa. Quindi per ogni condizione di mercato si adatta un determinato tipo di trading system. Il problema è che evidentemente a saperlo prima, noi per esempio in questa fase siamo in una fase di alta volatilità e alta direzionalità, in cui sono particolarmente efficienti i sistemi trend following con daily stop particolarmente alti e particolarmente elevati, ma il fatto che noi siamo all'interno di questa fase lo scopriamo evidentemente solo ex post. Capire all'interno di quale fase siamo è una valutazione che possiamo fare solo ex post e quindi non ex ante. Quindi all'interno di ogni fase di mercato c'è un trading system che funziona meglio o che funziona peggio. Per riprendere un concetto che abbiamo anche qui espresso nei precedenti video live, ma credo che vada in qualche modo ribadito, possiamo dividere i trading system diciamo in cinque principali categorie. I trend following evidentemente sono sistemi che seguono, hanno come obiettivo primario quello di seguire il trend e quindi sono eccellenti quando il mercato è direzionale, ma evidentemente fanno disastri quando il mercato non prende direzione e si muove all'interno di un movimento laterale, producendo solo falsi segnali. Quindi abbiamo detto che i sistemi trend following sono sistemi eccellenti quando il mercato è direzionale, viceversa quando i mercati sono poco direzionali sono sistemi che fanno disastri. I sistemi contrari invece proprio specularmente all'opposto sono sistemi che quando il mercato prende una tendenza definita fanno solo disastri, quando invece il mercato si muove all'interno di movimenti volatili, di movimenti laterali, quindi tipicamente all'interno di rettangoli o di fasi di sostanzialmente scarsa direzionalità, forniscono risultati particolarmente interessanti.
Così come i sistemi volatili breakout sono sistemi che si attivano solo se c'è volatilità e quindi sostanzialmente non producono segnali o producono falsi segnali in mercati dove ci sia scarsa volatilità. Tutto questo per dire che sostanzialmente per ogni fase di mercato è opportuno utilizzare un determinato trading system. E questa è la ragione per cui io dico, e concordo con le tante domande che mi sono arrivate, circa i dubbi di utilizzare un solo trading system di seguire un solo trading system per essere profittevoli in maniera costante. Io diciamo quindi sono allineato con questo pensiero ricorrente e per questo motivo noi utilizziamo un approccio multisystem. Un approccio multisystem vuol dire che sostanzialmente non investiamo seguendo le indicazioni provenienti da un solo portafoglio, ma lo facciamo investendo seguendo le indicazioni provenienti da diversi trading system. Quindi creiamo un portafoglio di trading system che serve proprio a diversificare il rischio e a cercare di utilizzare all'interno delle quattro fasi di mercato un determinato trading system che meglio si adatta alla singola fase. Guardando ad esempio un nostro backtest che so sul sistema, sì, magari possiamo dire sul sistema Evolut, visto abbiamo visto quello prima di abbiamo visto quello di Easy, vediamo che scaricando il backtest possiamo valutare quello che è il contributo dei singoli sistemi all'interno di un portafoglio. Possiamo quindi aprire il backtest di Evolut e vedete nella prima pagina summary, vedete che questi sono tutti i sistemi di Evolut. Questo qua, 6 long, 10 long, 11 long, sono diversi sistemi, diversi trading system che compongono il portafoglio Evolut. Quindi questo è un portafoglio di trading system, questi sono il singolo contributo che fornisce il singolo trading system all'interno del portafoglio. Ad esempio il sistema 006 che opera sull'S&P MIB ha realizzato un profitto netto di 17.000 punti e poi possiamo con 180 trade. E ad esempio un sistema più trend following come il 32 short sul Bund ha realizzato un profitto di 7.000 euro facendo solo 4 operazioni. Da qui possiamo vedere come le nostre performance non vengono da un solo trading system, ma vengono dalla sommatoria e quindi dalla somma dei profitti che i diversi trading system sono stati capaci di generare nel tempo. Come potete già vedere dal numero di trades diversi che ogni trading system fa e dalla percentuale di profittabilità, dal profit factor e dal RINA index diverso, ogni sistema nasce con una logica diversa, nasce con una logica costruttiva diversa e questo è il motivo per cui vi dicevo che quel sistema che abbiamo visto all'inizio, che aveva un alto tasso di profittabilità con una bassa vincita media rispetto alla perdita media, è un sistema che ben si integra all'interno di un portafoglio in cui ci siano sistemi, ad esempio trend following, che invece hanno una percentuale di profittabilità più bassa ma un guadagno medio molto alto, che piuttosto se presi da solo. Quindi vediamo che ogni sistema presenta le caratteristiche, abbiamo sistemi che operano secondo caratteristiche diverse, ad esempio abbiamo sistemi addirittura con profittabilità del 90%, ma abbiamo addirittura sistemi con una profittabilità del 37% che comunque sono stati capaci di realizzare ben 11.217 punti di guadagno. Quindi la cosa, il nostro approccio è quello di combinare sistemi di trend following, sistemi di contrari, volatili breakout, di pattern trading e sistemi che funzionano con l'analisi ciclica. In questo modo costruiamo un portafogli di sistemi la cui ratio e quindi il cui motore operativo nasce secondo principi diversi. Quindi all'interno dei nostri portafogli di trading system potremo trovare e quindi troviamo sia sistemi che hanno un approccio trend following e quindi ben si adattano a questo tipo di fase, sia sistemi che hanno un approccio contrarian e quindi si adattano bene a una fase di bassa direzionalità.
come la terza, sia sistemi di volatility breakout invece si ben adattano a fasi di mercato volatili. E quindi quello che abbiamo fatto è, visto che non esiste un sistema che è in grado di produrre profitti all'interno di tutte le fasi di mercato, abbiamo costruito un portafoglio di sistemi, quindi abbiamo fatto lavorare insieme diversi trading system costruiti secondo logiche diverse, al fine di avere una curva dei profitti che sia, come potete vedere, il più dolce possibile e quindi che non mi costringa a drawdown particolarmente significativi. Vedete comunque i drawdown, che sono queste fasi blu, comunque sono sempre piuttosto contenuti e che soprattutto, anche a livello di comfort operativo, non mi faccia attraversare periodi particolarmente negativi che si alternano con periodi positivi, ma insomma i periodi negativi non devono produrmi una sofferenza tale da indurmi a smettere di utilizzare il sistema e quindi a quello che si chiama sostanzialmente un rovina. Quello che abbiamo fatto quindi è creare tre portafogli di trading system. In particolare abbiamo creato il portafoglio Easy per chi Easy Active, per chi vuole investire solo sul mini S&P Future, mentre Evolute è più adatto a chi vuole diversificare ulteriormente il rischio investendo tanto sul mini S&P Future, tanto sul Bund Future. E questi sono sistemi che si differenziano fra di loro per, diciamo, il rischio che si desidera sostenere e l'obiettivo di investimento che si desidera raggiungere. Sostanzialmente lascio a voi, visto che le aree sono totalmente aperte e gratuite, a verificare quali siano state le performance del passato utilizzando i backtest e verificando quale sono state le performance che sono in grado di realizzare. La cosa che mi interessa evidenziare in questa sede è analizzare alcuni report e quindi i risultati dei sistemi disaggregati. Abbiamo visto che il portafoglio, ad esempio il portafoglio Evolutes, nella sua interezza, ha prodotto dal 28 novembre del 94 402.493 punti di profitto. Vogliamo vedere, questi sono i sistemi, come ogni sistema ha contribuito a questo risultato, ma la cosa che mi interessa vedere oggi è capire come abbiamo costruito un portafoglio utilizzando sistemi le cui caratteristiche siano evidentemente diverse tra di loro. Diversificare il rischio a più sistemi vuol dire utilizzare sistemi che nascono secondo metodologie diverse e quindi abbiano caratteristiche diverse. Questo è un tipico caso, diciamo, si può paragonare a quella che è una diversificazione anche su qualsiasi mercato azionario. Evidentemente, se io, ad esempio, compro o faccio un portafoglio di titoli, di 10 titoli, di cui 8 puntano, ad esempio, sul settore energetico, che ne so, compro Eni, Enel, ERG, Saipem, evidentemente questo non è un portafoglio diversificato, in quanto la maggior parte dei titoli tende a performare nella stessa direzione. Per avere una diversificazione efficiente è necessario che le performance degli asset del portafoglio siano tendenzialmente scorrelate fra di loro. In questo senso abbiamo costruito un portafoglio di trading system proprio badando e facendo e utilizzando proprio una ratio di diversificazione, cioè abbiamo inserito all'interno dei portafogli, nello specifico Easy e Active sono composti da 13 sistemi, mentre Evolut è composto da 22 sistemi operando anche sul Bund. Abbiamo dunque inserito sistemi le cui ratio costruttive sono diversi proprio per darci la possibilità di attivare il sistema e di produrre risultati nelle quattro fasi tipiche di mercato che abbiamo prima analizzato. Quello che voglio evidenziarvi è quanto siano diversi tra di loro le caratteristiche dei system report dei singoli portafogli. Ad esempio, sono le performance del portafoglio del sistema Sai Long. Vi ricordo che per quando fate
seguiti i risultati del nostro, delle indicazioni dei nostri portafogli, accanto a ogni indicazione, ad esempio questa indicazione qua, long entry a 33.490, quindi compro un contratto se supera 33.490, accanto a ogni indicazione viene anche indicato il sistema che ha generato questa indicazione. Casualmente il sistema che andremo adesso ad analizzare è proprio il Sei Long, ovvero il sistema che oggi ha fornito questa indicazione operativa, che tutt'oggi non è andata eseguita perché il mercato non ha raggiunto il livello di ingresso 33.490. Analizzando la performance del sistema Sei Long, possiamo vedere che questo è un sistema che, come abbiamo visto prima, è particolarmente ha un tasso di una percentuale di profittabilità particolarmente alta, quindi nell'80% dei casi il trade si conclude con un profitto. La criticità di questo sistema è che la perdita media di ogni trade, come abbiamo visto prima, è più elevata rispetto al guadagno medio di ogni trade. Quindi questo è un sistema che funziona utilizzando un particolare pattern di prezzo che ha il vantaggio di darmi un comfort operativo elevato, perché se entro 100 volte, 81 volte, 81 volte su 100 chiudo in profitto, però al contempo non riesce, diciamo, a farmi fare un salto di qualità nella performance, in quanto il trade medio, il guadagno medio è di circa 150 euro. Questo sistema, abbiamo detto, di per sé è un buon sistema, ma preso, diciamo, di per sé, utilizzato da solo, è un sistema che, diciamo, non mi dà un grande comfort operativo. A questo quindi associamo diversi sistemi che nascono secondo logiche diverse. In particolare, ad esempio, questo è il sistema 5 Long, è un sistema che ha un basso numero di operazioni, cioè dal 2004 ha effettuato solo 23 operazioni, ma anche qui è un sistema che mi garantisce un alto tasso di profittabilità. In verità questo è un sistema abbastanza, questo è il tipico sistema di cui uno ci tende a innamorarsi, perché su 23 operazioni al 2004 in guadagno, ha fatto 18 operazioni positive. La cosa curiosa è che ha fatto 18 operazioni positive consecutive, cioè questo sistema qui nel passato è riuscito a realizzare una sfilza di 18 operazioni consecutive positive, cioè questo sistema qua sostanzialmente per 3 anni non ha mai, diciamo, perso un colpo, ha chiuso tutte le operazioni, oltretutto anche con discreti guadagni. Il problema invece di questo sistema qua evidentemente è che quando le cose non si mettono bene e quindi l'operazione si chiude in perdita, si chiude con una perdita particolarmente rilevante. Vediamo qui che la più grossa perdita registrata da questo sistema è di 1168 punti e quindi è una performance molto rilevante se paragonata ai 582 euro guadagnati come performance migliore negli ultimi 4 anni. Quindi anche qui questo è un sistema che preso di per sé è un buon sistema che evidentemente garantisce un buon tasso di profitto, che però a nostro avviso va associato a sistemi tipicamente trend following. Questo è un tipico sistema di trend following, quindi abbiamo visto come primo sistema un sistema che funziona di parte di prezzo, poi abbiamo visto un sistema che ha come motore operativo una certa combinazione di analisi ciclica. Adesso vediamo un tipico sistema di trend following. Il sistema trend following per definizione hanno un tasso di una percentuale di profittabilità decisamente bassa, un profit factor non particolarmente interessante come ad esempio sui due precedenti sistemi. Per esempio il sistema su parti di prezzo ha un ottimo profit factor del 2,57%. Questo sistema qua, trend following, ha evidentemente dei numeri che hanno meno appeal. Vediamo subito che la percentuale di profittabilità è il 50%, cioè su 6 operazioni si sono chiuse 3 operazioni positive e 3 negative, ha un profit factor piuttosto bassino, l'1,17%, ma sostanzialmente ha avuto la capacità di produrre 522 euro di profitto, sebbene questo è un test che abbiamo effettuato solo sull'S&P MIB, sul mini S&P MIB Future, quindi al 2004, e quindi è un sistema che produce buoni risultati,
sebbene questo test sia stato fatto solo su un mercato rialzista. Apposta avevo voluto fare il test solo sull'S&P MIB Mini Future per mostrarvi come questo è un sistema che i più avrebbero scartato, ma noi evidentemente non abbiamo scartato perché questo sistema valutato sui 10 anni e quindi sui 12 anni, sugli 11 anni di test che abbiamo fatto sul FIB rettificato, ha fornito risultati particolarmente significativi. È evidente che quando il mercato, come dal 2004 a metà 2007, è stato sostanzialmente molto rialzista, evidentemente un sistema ten for long short non produce risultati particolarmente significativi, ma comunque questo qui ha prodotto 522 euro di profitti. Anche qui vi ho deciso di inserire questa slide perché è un sistema che è trend following long, però anche qui è un sistema che è un report che bisogna prendere con le pinze. Perché? Perché questo è un sistema trend following long, quindi che entra solo sul rialzo del mercato, e evidentemente il fatto che abbia generato 6.453 punti di profitto azzeccando 4 operazioni su 4 e quindi essendo, diciamo, un sistema sulla carta perfetto, è un sistema assolutamente che va preso con le pinze perché è un sistema che abbiamo testato come prima solo all'interno di un mercato rialzista. Quindi dal 2004 al 2008 abbiamo assistito sostanzialmente solo a movimenti primari rialzisti e quindi questo è un sistema che testato quando il mercato sale certamente produce ottimi risultati, ma visto che noi dobbiamo avere la capacità di creare portafogli di sistemi che non siano profittevoli solo quando il mercato va in una direzione, ma quando il mercato va in tutte le direzioni e con le diverse condizioni di volatilità, è evidente che questo è un tipico, come dire, un tipico system report che può trarre in inganno. È un system report quindi che necessita di un ulteriore approfondimento che, come abbiamo visto nella prima parte di questo video live, è sostanzialmente fotografato da una capacità di testare i sistemi per un periodo, per un arco di tempo sufficientemente lungo per far confrontare il sistema con le diverse combinazioni di volatilità e direzionalità. Questo è invece l'ultimo sistema e vi mostro che, a differenza del sistema 21 Long, che è un sistema trend following e quindi interviene poche volte sul mercato, quindi negli ultimi 4 anni ha fatto solo 4 trade, quello short negli ultimi 4 anni ha fatto solo 3 trade, abbiamo inserito anche nei nostri portafogli dei sistemi volatility breakout, cioè dei sistemi che intervengono solo quando c'è un'esplosione della volatilità. A differenza dei sistemi di trend following che cercano di fare un numero ridotto di interventi cavalcando un lungo e profittevole movimento direzionale, i sistemi trend following invece, come vedete, si attivano in maniera molto più frequente. Quindi in questo caso abbiamo 67 trade. E a differenza dei trend following hanno un tasso di profittabilità medio molto più basso, in questo caso mediamente guadagniamo intorno ai 100 euro. Questi quindi sono sistemi che anche qui presi da sé presentano un grandissimo un tasso di profittabilità, quindi 80, se interveniamo 100 volte, 85 volte chiudiamo il trade in profitto. Però evidentemente quando il trade si chiude in perdita produce una perdita media che è di 421 euro, che è certamente ben più alta rispetto ai 99 euro di guadagno medio di un trade che si chiude in profitto. Quindi anche qui questo è un sistema che è integrato con sistemi di factor trading e soprattutto di trend following si comporta e mi consente di avere una curva dei profitti più lineare. È un sistema però preso di per sé presenta sicuramente dei rischi, soprattutto in termini di stress, non indifferenti. Sebbene produca un net profit di 1444 punti, evidentemente, e abbia una profittabilità molto alta, evidentemente è un sistema che, sebbene ottimizzato, quando diciamo, non prende il seno giusto, produce delle perdite decisamente significative. Visto che siamo già a tempo scaduto, vi ricordo come sia ancora più utile diversificare non solo per sistemi e quindi utilizzando
diversi sistemi all'interno di un portafoglio, ma addirittura si può diversificare non solo utilizzando 13 sistemi, ma anche utilizzando più strumenti finanziari. Nel nostro caso, ad esempio, il portafoglio Evolut abbiamo utilizzato sia l'S&P MIB Future sia il Bund Future, che sono due strumenti che tendono sostanzialmente a divergere, la cui performance tende a divergere, creando quindi un portafoglio particolarmente diversificato che mi consente, oltre ad avere profitti significativi, mi consente di subire un grado di rischio per raggiungere questi profitti decisamente più basso. È proprio questa la logica dei sistemi trading system, cioè i sistemi trading system e quindi un portafoglio di trading system hanno come obiettivo proprio questo qua, generare una curva dei profitti che sia dolce, che salga in maniera costante e che non mi faccia incorrere in lunghi periodi di drawdown. Quindi, per concludere l'intervento di oggi, possiamo, oltre che analizzare nel dettaglio le singole voci di un sistema, che come abbiamo visto è un'operazione piuttosto non semplicissima come appare, perché i sistemi vanno analizzati in ogni singolo dettaglio. È anche importante, oltre ad analizzare il sistema report, che sostanzialmente ci dice quanto guadagna un sistema, ma analizzando un sistema report non sappiamo come si sono verificati questi guadagni e quindi qual è stata la dinamica dei profitti realizzati. Quindi, per avere un quadro sintetico di come si sono sviluppati i profitti, possiamo e dobbiamo analizzare l'equity line, ovvero la curva aggregata dei profitti. È possibile infatti assistere a sistemi come questi qua, che sebbene abbiano garantito un buon risultato finale, abbiano costretto il trader a intaccare il capitale nella prima fase in cui si sono applicati questi sistemi e sostanzialmente a subire dei grossi drawdown di portafogli, e quindi analizzando il dato sintetico finale di profittabilità è certamente un dato positivo, che però solo analizzando l'equity line riusciamo a capire che è un risultato positivo attraverso una prima fase particolarmente difficile, attraverso un drawdown significativo e attraverso lunghe fasi di inattività del trading system, e quindi per lunghi periodi di tempo il trading system sostanzialmente non ha fornito risultati. Ha al contempo generato dei drawdown particolarmente rilevanti, così come dei run up. Quindi è importante analizzare l'andamento dei profitti attraverso l'equity line. È evidente che è da preferire un equity line che sia un equity line che salga in maniera costante e che non registri, come in questo caso, dei drawdown significativi. Quello che ho fatto in queste slide è sostanzialmente mostrarvi le equity line dei singoli sistemi facenti parte dei nostri portafogli, che come vedete sono sistemi che certamente alla lunga producono risultati positivi, ma attraverso, diciamo, delle fasi di mercato piuttosto difficili come questa qui, dei drawdown spesso abbastanza penalizzanti. Dunque, l'obiettivo finale di ogni trader deve essere avere una curva dei profitti che abbia questa forma e che quindi consenta non solo di realizzare un profitto finale significativo, ma consenta di farlo anche subendo un grado di stress e prendendo un tasso di rischio decisamente basso. Per fare questo abbiamo detto che a nostro modo di vedere l'unica soluzione è quella di eliminare l'idea di utilizzare un solo trading system, ma bisogna cercare di far interagire e diversificare il rischio utilizzando più trading system, e quindi un portafoglio di trading system che, attraverso il contributo dei singoli sistemi che sono stati costruiti secondo logiche e meccaniche diverse, ci consentono di avere una curva dei